Attenzione, Fiorino la perde e Leao fa il gol più facile della sua stagione sull'errore di Fiorino. Milan in vantaggio 1-0 e corre probabilmente proprio da lui da Stefano Pioli. Fatto da Piomber, vado a cercare lui, lo aspettavano tutti, Olivier Giroud, l'ultima volta a San Siro per baciare lo step e far risultare ancora questa gente, 2-0. Andava scritta un finale per questa partita, per questo ragazzo, ci vuole la serenità quando diciamo che è giusto. Zona anche maggiore, palla lì dove c'è Simi che anticipa Mirante, entra in campo e segna Nuoco. Simi 2-1. Primo pallone toccato, sfrutta la sua stazza, diciamo non è marcato praticamente, prende il tempo a Mirante che si stacca dal primo palo, non è seguito da niente, da nessuno, in maniera comoda, accorcia le distanze, nessuno attacca il pallone, Mirante tagliato fuori. Sì. Calabria sulla palla morbida di Pulisic, sarà il capitano del Milan, 3-1, primo gol stagionale in Davide Calabria, applausi di Stefano Pioli. Come prega questo ragazzo, la stagione magari non è semplicissima anche per lui, te l'avevo detto, probabilmente la parete della piana, ma la stagione diciamo non semplicissima per lui. Sul sinistro prova, un grande diagonale trovato da Sambia, 3-2, la Salernitana ci tiene ancora, e come? Bel gol, è riuscito a gestire questo pallone, era già partito con l'idea di calciare quando se n'era impossessato, perché c'è stato un momento, quello qua qui, a corcia, si era creato un grande spazio, vedi, sul lato opposto, lui sceglie di andare da solo, incrocia. Alla prova para sulla respinta, Simi! 3-3, doppietta San Siro di Simi e in 2 minuti poco più la Salernitana la ripresa. Sì, insomma, c'era tanto spazio per Ciauna per puntare la porta. Invece la fa Chiesa, porta avanti la Juventus al 26esimo minuto, secondo gol consecutivo del numero 7, Federico Chiesa, che arriva a 9 in campionato, 1-0 per la Juve. E qui c'è tutta la furbizia, la velocità anche di testa di Chiesa e poi di gambe e la qualità della conclusione, perché come riceve palla la va quasi a far sbattere sulle gambe dell'avversario per poi andarsela a riprendere e poi con mezzo il numero 21 prova ad andare sul primo palo, l'autogol di Tani Mota per anticipare Alessandro, tutti festeggiano il brasiliano, da valutare l'ultimo tocco, la sensazione che sia stata un'autorete, ma lì c'era Alessandro e quale giorno migliore per il numero 12 della Juve per festeggiare il giorno del suo record, tutti gli applausi sono per lui, 2-0. Vince corpo a corpo Arnautovic, di forza va a prendersi vantaggio dell'Inter, 1-0 Arnautovic. Questo tutto di forza, di fisico qua Arnautovic, perché si mette davanti a Coppola, usa anche un po' il braccio, ma senza fare fallo, con l'esperienza qua Coppola, vedi, parte non reattivo, con una frazione di ritardo, qua vedi, entrava Suslov deciso, Naslin, il pareggio di uno degli uomini migliori dell'Hellas, Naslin, 1-1. E ma questa, Ricky, è una giocata straordinaria, perché l'Hellas, ora lo rivediamo come è venuto fuori, con palleggio, con qualità e anche con la classe di Suslov che ha fornito questa assist. Rigore Naslin fuori per Suslov, all'angolino, ha restituito il favore a Naslin, ha realizzato la rete che ribalta il punteggio a Suslov, sempre l'1-2, 2-1. Ma qua c'è tutto il lavoro di Baroni, perché c'è la, infatti applaude il mister, perché c'è la reaggressione alta dell'Hellas, quello che ha fatto vedere in questo primo tempo, c'è la qualità nel passaggio e la finalizzazione, e poi c'è Pagna Arnautovic di petto, la rete del 2-2, altissima qualità per l'Inter. Ma che cosa hanno fatto Barella, Frattesi e Arnautovic, veramente da centrocampista, da mezzala a mezzala opposta, clamoroso questo gol, Ricky,
perché qui ci vuole qualità nel lancio, l'intuizione di Frattesi, la lucidità e poi Arnaldo. Il corridoio per Scamacca, Scamacca al limite! Scamacca alza il volume, 1-0 Atalanta al 26esimo, il 12esimo gol in questo campionato di Gianluca Scamacca. Ha lavorato con pazienza l'Atalanta per liberare al tiro il proprio centravanti, che al primo spazio guadagnato e concesso dai difensori del Toro ha trovato un... conclusione, poi Lufan! Lufan! Sulla palla non trattenuta da Gemello, 2-0 Atalanta con l'eroe di Dublino, Ademola Lufan! Due errori nell'azione difensiva, la conclusione, il gol con freddezza, Mario Pasalic spiazza Luca Gemello, Atalanta 3 Torino 0, partita in ghiaccio per la Dea. Sale a quota 6 in questo campionato. Già si punta, già si per Cancellieri, dopo 13 minuti va avanti l'Empoli, contropiede letale di Matteo Cancellieri, 1-0. Che grande ripartenza, grande palla di Berezinski, non funziona la trappola del fuorigioco, bravo Giasi, grande stop, gran palla e si fa trovare pronti, pronto subito Cancellieri con un grande stop e una grande palla nell'angolino. Il quarto gol in campionato del ragazzo cresciuto nella Roma ma di proprietà attualmente della Lazio, vale l'1-0, è prestissimo. Sul fondo Ebra non la trova, Marci! Awarsi ha pareggiato la Roma proprio dopo 10 secondi dall'inizio del recupero, 1-1 Awar. E questa va diventando un po' troppo facile per la Roma arrivare sul fondo facendo girare la palla con grande qualità, e qua ancora una volta si trovano bene Zaleski e Angeligno, grande palla, la palla passa e Awar si fa trovare pronto dopo un non bel primo tempo sicuramente. E se c'è una cosa ieri che va centralmente, incredibile, incredibile quello che stiamo vedendo, Mari, ottimo per Cancellieri che col tempo giusto mette questa palla docile per Niang che colpisce benissimo, il primo migliore di Svilar quest'oggi che fa passare questa. Buonaventura cerca spazio per la conclusione in porta e trova il sinistro perfetto a battere Scuffet, stavolta sì che la Fiorentina costruisce alla grande e segna Giacomo Buonaventura, 8 in campionato come nel 2018 e 1-0 per la Viola. E qua c'è tutta la qualità individuale di Giacomo Buonaventura, bravissimo Belotti a seguire Castrovilli, scarico per Buonaventura che poi Augello lo aspetta troppo, non lo accorcia e lui spazio per girarsi anche per metterla all'incursione di Tagliore, quella vincente, si alza la bandierina, pareggiato il Cagliari 1-1, ma è arrivato anche il fischio di Prontera al 64esimo, pareggia il Cagliari e guardate l'espressione di De Iola che non sembra per niente convinto. Stavolta l'aveva messa dentro perché era stato segnalato fuori gioco, l'aveva sviluppata bene il Cagliari, adesso lo possiamo rivedere. Si aggiunge Nandes, tanto al giro, palo gol, palo gol, che giocata di Kingston, Mutandua ribalta tutto il Cagliari e si affida al suo ragazzo del 2003 con una giocata da urlo, primo gol in Serie A all'ultimo di questo campionato e che gol, 2-1. Che gol che ha fatto questo ragazzo, perché rischio di Prontera, batte Piraghi in mezzo, Nico Gonzalez al volo fa 2-2 a 90 secondi dal 90esimo, il guizzo di Nico Gonzalez, 11 in campionato, è ancora parità e ancora le palle inattive a fare la differenza, sinistro tagliato di Piraghi, Nico che parte da dietro, non viene preso da nessuno, tutti guardano la palla, lui si inserisce e di piattone Stur con il destro, palla in porta, segna la Fiorentina, minuto 103 e la Fiorentina anche il prossimo anno giocherà in Europa, si assicura l'ottavo posto in classifica con un rigore segnato da Artur dopo 103 minuti e regala questo dispiacere a Ranieri che chiude la sua carriera
in Serie A e al Cagliari, con questo rigore concesso per fallo di Di Pardo su Beltran e poi la freddezza lontano alla fine fa Zaccagni in porta, trova l'angolino Zaccagni, 1-0 per la Lazio. All'improvviso serve una giocata così da fermo e poi sotto la rotta. L'uomo da cui ripartire, quello che rimane, quello che ha rinnovato fino al 2029, questo per te, dice Zaccagni a Felipe Anderson. Gli dedica il gol, bucato cranio, passa il Viti sul secondo palo, riesce a spingere in porta, il gol dell'1-1. Ha reagito il Sassuolo. Poi esultanza, baciando i parastinchi. Aaron Martina, rimorchio, palla corretta, Malinowski, palo gol, come il biliardo, 1-0 per il Genoa, vanno ad abbracciare i suoi tifosi, Ruslan Malinowski, stavolta non di forza, di precisione, all'angolo, perfetto, 1-0. Bravo qui Martina che è andato in fase di possesso largo dentro l'area di rigore, non ha visto nessun compagno, oppure anzi ha visto solo Frendrup attaccare la porta e lo spazio che è stato lasciato da parte del Monson. Vitigna nello spazio, palla perfetta, Vitigna! Il Genoa morde in contropiede, era doppia con Vitigna, 2-0, l'ha cercato nel primo tempo e l'ha trovato nel secondo questo gol, esulta sotto i suoi tifosi, è raddoppio per il Trifone, 2-0. Il Genoa è andato subito alla riconquista della palla e appena recuperata verticalizza subito su Gullus che sa dove trovare il compagno dalla parte opposta, si va a sbarcare fuori linea, poi bravo nel taglio, ottima la palla da parte del numero 11, lì nella profondità e tutta la freddezza giù, poi Davis per l'1-0 Udinese che cambia la storia qui allo Stirpe, la sponda di Lucca, è arrivato il numero 9 e ha trovato il vantaggio friulano, è un gol pesantissimo al minuto 75, il primo